Siamo qui per condividere un momento unico e molto speciale in occasione del 500° anniversario della nascita di Tintoretto. Quando ho visto il collaudo avevo, come dire, i brividi della emozione per quello che mi scopriva questa luce impensabile. Un intervento di restauro percettivo come quello che è stato fatto in questa struttura sorprenderà tutti per l'emotività, le emozioni che senz'altro creerà in ognuno di voi. Venezia è uno scenario, un palcoscenico e ha bisogno di sinergie come quella di cui stasera stiamo parlando. Stiamo parlando di ricerca, stiamo parlando di innovazione, stiamo parlando di tecnologia, stiamo parlando di creatività. È una grandissima emozione, soprattutto perché noi assistiamo questa sera a una sfida, il coronamento di un lunghissimo percorso di lavoro, di ricerca, di passione. È un progetto eccezionale che attraverso una tecnologia altamente innovativa permette una fruizione molto più accurata dei capolavori di Tintoretto. Parliamo secondo me di un connubio che ci deve far riflettere su quanto siamo bravi, quanta eccellenza c'è nel nostro paese e quanto forse dobbiamo lavorare ancora di più per farla emergere. Quindi oggi un genio che ritrova la luce, una luce che è simbolo dell'innovazione, l'innovazione che vogliamo portare avanti. Volevamo celebrare l'importante anniversario dell'artista non solo intervenendo sui dipinti, ma facendo di questa sua Cappella Sistina veneziana un luogo ancora più bello, più accogliente e in grado di suscitare nuove emozioni. È dal buio che noi lentamente ci riappropriamo del significato vero della luce. La nostra visione è fare innovazione sociale attraverso la luce e credo che questo ne sia un esempio meraviglioso. Oggi è una giornata dove io sono contento di essere cittadino italiano. Penso che queste opere, queste bellezze devono essere riscoperte per riproporre alla cultura del mondo.